Sono due principalmente gli ostacoli più grandi che una persona può incontrare quando cerca di manifestare la realtà che desidera. Beh, uno di questi, senz'altro, il primo ostacolo è la mancanza, il bisogno. Quando una persona formula affermazioni del tipo, sia consciamente, a livello conscio che inconscio, io voglio un lavoro migliore. Già questa frase implica che tu non ce l'abbia il lavoro migliore, che ti manchi. Ora, come puoi manifestare qualcosa dalla mancanza? Non puoi. E se succede, succede per così, come un evento fortuito. La vera manifestazione non arriva da una base di mancanza o bisogno. La vera manifestazione può essere veramente riassunta dalla frase di una figura centrale nella nostra cultura occidentale, che è la figura di Gesù. Cosa diceva la famosa frase? Quando preghi, e anche qui no, quando noi preghiamo, se preghi, se pregate, se noi preghiamo e quindi chiediamo qualcosa al divino, è già il fatto di chiedere vuol dire che non abbiamo e quindi rinforziamo la mancanza. Quindi questo sicuramente non è un buon modo per manifestare, ma può essere un ostacolo. Tutti i libri di legge dell'attrazione, tutto quello che dicono, ecco, possono essere riassunti. La loro essenza può essere riassunta in questa frase di Gesù: quando preghi per avere qualcosa, per chiedere qualcosa, credi di averla già e preparati a riceverla. Credi di averla già. Non dice aspettati di averla in futuro. Non dice credi che l'avrai in futuro, dice credi di averla già. Il secondo ostacolo alla manifestazione è proprio da parte di molte persone, e lo sento tantissimo nelle domande, nelle obiezioni che si fanno, eccetera, è proprio il non capire questa frase, il fraintendere che cosa significa questa frase. Perché molte persone dicono, ma io cosa devo fare? Mi devo ingannare che la cosa ce l'ho già? Devo quindi negare la realtà, perché la realtà mi sta dicendo che il lavoro migliore non ce l'ho, la casa non ce l'ho, mi devo ingannare dicendo ce l'ho già, allora la posso ricevere? E chiaramente nessuno può riuscire ad ingannarsi così tanto da pensare di avere una cosa quando la realtà ti sta dicendo che questa cosa non c'è. E quindi questo è un ostacolo, la non comprensione di quella frase, perché quella frase in realtà implica il fatto che una persona compia un certo tipo di processo molto più profondo che lo costringe, fra virgolette, a allinearsi completamente con il momento presente e andare a fondo, in profondità nel momento presente, talmente in profondità da andare oltre la mente pensante e l'ego, fino a scoprire in questa profondità del momento presente, la tua vera natura. Chi sei tu? E chi sei? Tu? Tu sei infinita coscienza, coscienza infinita. Nella tua essenza, nella tua natura di coscienza infinita, sono racchiuse tutte le possibilità, tutte le manifestazioni possibili della realtà che desideri. E sono già presenti come sotto forma di sensazioni, sentimenti. È proprio quando capisci chi sei profondamente, quando tocchi quelle profondità del momento presente, tu arrivi a un senso di pienezza vitale talmente forte che superi la mancanza, superi il bisogno delle cose, vai oltre, ti senti completo. E allora è proprio da questo stato di completezza che tu puoi attrarre le cose. Ma queste cose, quando arrivano, non arrivano a colmare una mancanza, ma aggiungono a qualcosa che è già completo. Ecco, questa è la vera manifestazione e qui le cose arrivano e non compensano l'infelicità, perché quando uno invece cerca di manifestare o col duro lavoro, o con appunto la legge dell'attrazione a partire dalla mancanza, anche se ottiene qualcosa per grazia ricevuta, comunque non è felice, comunque non si sente appagato. Differente è accelerare il potere della manifestazione a partire da quel senso di completezza di cui parlavo prima.
a partire dal momento presente. Nessuno è capace di ingannarsi e nessuno è, e non è auspicabile ingannarsi, non puoi, cioè o sei pazzo, ma se sei sano lo vedi che nella tua realtà non si è ancora manifestato quello che desideri, quindi non puoi arrivare a crederci, credere che ci sia già lì. Attraverso la mente, ma deve andare oltre la mente, deve andare nel momento presente. Non è l'argomento di questa live, ma ovviamente noi sappiamo quali sono i modi per approfondire la consapevolezza del momento presente fino in fondo. La meditazione, la recitazione di mantra, la mindfulness, l'essere nel qui e nell'ora, senza pensare a quello che farò dopo, senza pensare a quello che ho fatto un momento prima. Dice, è difficile. Non è facile? È semplice, ma non è facile. È un allenamento.